Aspetta, ok. Ok, buondì, iniziamo perché sennò non facciamo in tempo. Allora, mi si sente, immagino, spero, dai. Buondì, mi chiamo Marco Amato, in arte Zughi su internet e non, e oggi parleremo essenzialmente nella mia sezione di videogiochi, ovviamente anche in relazione con lo software libero, e di questa piattaforma di gioco che impareremo a conoscere dopo, chiamata Luanti, che serve appunto a fare o a giocare videogiochi. Faccio una premessa, non so se ci sono tipo persone non binarie in transizione, quindi userò il linguaggio inclusivo, non andate a fuoco per favore, grazie. Allora, come dicevo, divideremo la presentazione in due parti. La prima sarà meramente uno sguardo generale nell'ambito videoludico, mentre la seconda, quindi dopo la pausa, sarà sul programma. Quindi vorrei iniziare chiedendovi se c'è qualche persona qui in mezzo che ha anche solo la benché minima intenzione di provare a lavorare nel mondo dei videogiochi. Per alzata di mano. Ottimo! Dai, questo in verità è un bene per voi. Comunque, quindi immagino non sappiate neanche un po' quale sia la situazione, diciamo, lavorativa e non nel mondo dei videogiochi. No? Dai, ok, perfetto. Tutto nuovo oggi. Allora, nella prima parte parleremo della situazione della grande industria, nel caso qualche persona si svegli un giorno e dica: ma sai cosa, vorrei provare a fare illustrazione, tipo nel mondo videoludico. Poi la vedremo in relazione con il concetto di software libero e dopo vi darò qualche esempio concreto di giochi liberi, intesi come videogiochi che siano software libero, in caso poi vorrete provare a bazzicare per conto vostro. Ultima domanda, per alzata di mano, chi videogioca? Non siate persone timide, su. Ok, almeno, ok, quindi, ok, perfetto. Quattro ce l'abbiamo. Allora, qual è la situazione nel caso vorreste lavorare qui? Allora, 4 anni fa usciva questo video di uno youtuber statunitense chiamato The Ant-Man, che praticamente, molto riassunto, ci dice la sua ipotesi che l'industria videoludica sta andando a picco non a livello finanziario, fanno un sacco di soldi, ma a livello qualitativo. Infatti parla, è un video abbastanza lungo, di qualità scadente e un'ossessione per i soldi, nel senso che ovviamente un'azienda deve portare la pagnotta a casa. Il problema è che quello che succede è che le persone che ora sono a livello della dirigenza non le importa più un fico secco di portare dei videogiochi di qualità, quanto piuttosto di avere tanti soldi, anche a discapito poi delle persone che ci lavorano nel mezzo. A distanza di 4 anni, lo stesso YouTuber, quindi qualche mese fa, realizza un altro video di aggiornamento e ci dice che, beh, essenzialmente non è cambiato nulla, secondo lui, secondo molte altre persone in verità, e c'è un punto su cui mi vorrei un attimo focalizzare. Nel caso delle persone volessero poi lavorare, anche se mi sembra il vostro caso, però io la presentazione l'ho fatta, quindi ve la sorbite. Uno dei punti critici è questa ondata di licenziamenti che avviene. Abbiamo 16.000 persone che perdono il posto nel 2023 e 8.000 nell'ambito videoludico e 8.000 nei primi 3 mesi del 2024. Come mai? Nel senso, c'è stata la pandemia, quindi eravamo chiuse in casa e abbiamo iniziato a consumare videogiochi, serie TV, film, tutte le cose che potessero distrarci, insomma, e quindi il mercato videoludico ne ha beneficiato un sacco. Il problema è che dal 2020 al 2022 circa, le aziende, al posto di buttare fuori effettivamente dei titoli memorabili, hanno optato per giocare a Monopoli tra di loro e quindi si inglobavano l'un l'altra per far vedere chi era l'azienda più grossa. E cosa succede in generale, non solo nei videogiochi, quando un'azienda ne ingloba un'altra, che a una certa inizia a fare dei tagli? I tagli sono, una buona parte di questi numeri sono quindi probabilmente dovuti ai tagli che sono stati fatti nel mondo, nell'industria videoludica. Giusto per fare un esempio recente, questo è un videogioco appena uscito di Bandai Namco che è Dragon Ball Sparking Zero. Per darvi un'idea, ha venduto 3 milioni di copie nelle prime 24 ore, che è tantissimo.
Tuttavia, nello stesso giorno, la stessa azienda avrebbe uso il condizionale, perché l'azienda nega, delle fonti interne invece dicono tutt'altro e tendo più a fidarmi delle fonti interne che ci lavorano, avrebbe spinto circa 200 dipendenti a licenziarsi con questa bellissima pratica proprio casereccia giapponese chiamata Oidashibeya, ovvero, dato che in Giappone hanno delle leggi molto severe per quanto riguarda il licenziare, loro al posto di licenziarti, perché non possono, ti mettono in queste stanze di attesa perenne chiamate appunto Oidashibeya, quindi tu sei lì per giorni, settimane, mesi, finché non ti do nessun lavoro da fare, finché una certa sbielli essenzialmente e ti licenzi per conto tuo. Su 1300 persone di organico questa pratica l'hanno fatto su circa 200 e già 100 si sono licenziate per conto loro. Quindi questa storia cosa ci racconta? Che stiamo parlando di grossissimi nomi. Prima, quando parlavo dei tagli e delle aziende inglobate, calcolate che Blizzard, che è un colosso mondiale di videogiochi, tra l'altro c'è anche lì il logo, è stata acquistata per 75 miliardi di dollari da Microsoft, e 75 miliardi di dollari è il prodotto interno lordo della Serbia, di un'intera nazione. Quindi queste aziende giocano con delle cifre che noi non riusciamo neanche a immaginare, a discapito delle persone che poi, quando non servono più, vengono lasciate a casa. E non solo nelle piccole aziende dove magari c'è un rischio elevato, la stabilità economica, che è una cosa che vi servirà poi un giorno quando dovrete campare essenzialmente per conto vostro, non viene garantita neanche in grossissime case videoludiche come appunto può essere Blizzard o Bandai Namco, che è dietro a svariati titoli, Tekken e via dicendo. Questo è un enorme problema, perché la persona viene disumanizzata, viene vista come uno strumento da spremere, e poi quando lo strumento non mi serve più, io la lascio a casa, anche se stiamo parlando di un essere umano. In verità, rimanendo sullo stesso tema e passando alla realtà locale, questo video mi ha colpito molto, perché non è un video realizzato da, non so, come prima lo youtuber indipendente, che senza nulla togliere a lui, ma è realizzato dalla caporedattrice di Spazio Games. Spazio Games è una testata videoludica italiana, e lei mette la faccia sul canale ufficiale YouTube di Spazio Games, essenzialmente concordando con quello che persone come The Ant-Man, lo youtuber di prima, hanno detto, e per citarla testualmente, parla di una costante sensazione di essere in balia di un mercato che è diventato un gigante dai piedi d'argilla. Quindi questi colossi che sono enormi, ma al tempo stesso crollano in due secondi, non danno stabilità né a loro né alle persone che ci lavorano, ma neanche a coloro che giocano, come vedremo tra poco, e parla di un momento di grande disillusione. Giusto per finire, non so chi usi Steam qui dentro, comunque è un grosso negozio digitale per comprare giochi sui PC, e quello che è successo è che è apparsa questo riquadro che vi informa che non possedete davvero i giochi che acquistate. Questo perché? Perché dal 1 gennaio 2025 in California entrerà in vigore questa legge che obbliga chi fornisce contenuti online, che siano serie TV, che siano giochi, che siano film, eccetera, eccetera, a specificare all'acquirente se sta effettivamente acquistando il prodotto vero e proprio o la licenza. Qual è la differenza? Che quando io acquisto una licenza, mettiamo che qua c'è il gioco, qua ci sono io, e io acquisto la licenza che mi permette di giocare al gioco o di guardare il contenuto in streaming o quello che è. Bene, il problema è che l'azienda a una certa può revocare questa licenza unilateralmente, ovvero non vi chiede niente e ritira la licenza per la quale voi avete speso effettivamente dei soldi. Questo ha fatto infervorire, diciamo, molta gente, perché un videogioco di Ubisoft chiamato The Crew, da un giorno all'altro, dopo che era stato acquistato da migliaia e migliaia di persone, è stato rimosso dalla libreria di Ubisoft. Perché? Perché Ubisoft, che è una grossa casa videoludica, ha revocato la licenza di gioco. Questo cosa ha comportato? È partita una petizione europea chiamata Stop Killing Games, essenzialmente, e niente, cioè questo problema enorme. È come se voi compraste un vaso, lo metteste in casa e poi da un giorno all'altro vi svegliate e il vaso non c'è più, perché non so, l'azienda ha deciso di smaterializzarlo perché non lo vuole più in commercio. Esattamente questo.
quindi si arriva essenzialmente a una situazione dove ci sono svariati problemi sia per chi gioca che per chi ci lavora, ma nel caso doveste aver riconosciuto il meme che c'è dietro, stiamo parlando solo della punta dell'iceberg. Andrò su tematiche un po' più pesanti, cercherò di non essere troppo crudo perché magari potrebbe urtare la sensibilità di qualche persona qui in mezzo. Tenetevi un attimo forte, poi cerchiamo di risollevare il discorso e passiamo effettivamente a come il software libero può aiutare in uno scenario simile. Allora, questa è la miniatura di una doppia inchiesta realizzata da un canale di informazione e divulgazione britannico chiamato People Make Games, PMG, che riguarda Roblox. Roblox è uno dei giochi più giocati degli ultimi anni ed è un gioco che punta soprattutto a un'età adolescenziale, se non proprio bambina. E quello che succede è che in questa doppia inchiesta, perché loro ne avevano fatta una, Roblox si innervosisce e quindi ne realizzano una seconda, andando ancora più in profondità, li amo. E cosa ci dicono? Ci dicono che Roblox, questo grossissimo titolo, sfrutta il lavoro minorile promettendo dei soldi facili. Spoiler, i soldi non sono facili. L'azienda dice di non avere abbastanza soldi per pagare di più quando l'amministratore delegato è un miliardario. Ci sono dei casi di molestie ignorate all'interno della comunità Roblox, se ne infischia. Favorisce il gioco d'azzardo e la scienza ci dice che chi sviluppa delle ludopatie in età adolescenziale farà molto più fatica a debellarle rispetto a chi le sviluppa in età adulta. Ci sono anche delle interviste in inglese alquanto crude. E nel 2021, dato che non ha abbastanza soldi, guadagna più di Nintendo, quindi Super Mario e tutta la combriccola. Realizzano un video simile, questa volta su Steam, quel negozio di cui parlavamo prima, e in soldoni ci dicono che anche qui Steam favorisce il gioco d'azzardo e l'azienda se ne fischia nuovamente per avere più soldi. Tornando un attimo nel mondo di chi lavora, c'è questa pratica questa pratica che in inglese si chiama crunch e che in italiano possiamo rendere come stare nella prezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi lavora viene forzato a fare dei turni da 10-12 ore, magari anche tutti i giorni, finché a una certa, dagli 1 dagli 2, sviluppano quella che si chiama sindrome da esaurimento lavorativo. Perché? Perché quello che fanno praticamente tutto il giorno è lavorare. Poi vengono anche pagate bene magari, fatto sta che sono forzate queste persone a lavorare e questo può portare a sviluppare stati d'ansia, stati depressivi, gente che smette di mangiare. E questo perché? Perché di nuovo l'azienda, dato che la dirigenza ha deciso che il gioco deve uscire il giorno tot, ti spreme finché può, ti mette appunto in questa pressa e poi se tu ti ammali in qualsiasi modo non gliene frega davvero niente, perché nel caso di Cyberpunk 2077, che è stato questo gioco che poi è uscito, che era rottissimo, ci hanno fatto un sacco di meme sopra essenzialmente perché era qualcosa di inguardabile, aveva promesso che non avrebbe fatto pratiche simili, le ha fatte. E quindi si torna di nuovo al discorso della disumanizzazione di chi poi ti permette di fare soldi alla fine, perché i videogiochi non crescono sotto i cavoli, al contrario dei bambini. Quindi chiudendo poi il discorso problematiche, questo è più diciamo a livello ambientale, non so se sapete cosa comporti fabbricare una console, tipo quali sono i minerali, i materiali che vengono utilizzati, ve lo dico io. Una parte di quei minerali si chiamano minerali del conflitto, perché per estrarli c'è bisogno di andare a stringere le mani, che sono sporche di sangue essenzialmente. Un'altra parte di quei materiali sono terre rare, per esempio nel 2022 la Cina ne deteneva un terzo, tuttavia ne estraeva il 60% a livello globale e ne raffinava l'85%. Questo perché? Perché per usare un eufemismo ci sono meno controlli in Cina, quindi l'Occidente si gira un pochino più dall'altro lato in modo che possa avere dei prodotti più a basso costo, quando poi dall'altra parte c'è per esempio sfruttamento minorile, nessuna protezione sul luogo di lavoro. E qui siamo ancora ai minerali. Inoltre il danneggiamento può essere per procura, nel senso che c'è questa associazione canadese che ha fatto un'inchiesta dove si è resa conto che c'è una correlazione tra le aree estrattive, quando si inizia a estrarre i minerali che vengono usati per le console, ma anche per esempio per i telefoni, l'aumento di violenze, abusi, stupri, persone forzate a prostituirsi, anche minori, nelle aree estrattive per l'appunto. E
poi si passa all'assemblaggio vero e proprio. Ci sono queste cose chiamate città lavoro in Asia, per lo più in Cina, dove voi immaginate tipo una grossissima distesa di capannoni, tipo di fabbriche, dove ci sono, vengono erogati servizi base per vivere, e c'è gente che oltre a lavorare vive, e sono queste distese dentro delle città, per quello si parla di città dentro le città. E, ci sono le condizioni lavorative, neanche a dirvelo, sono disumane, ci sono anche casi di ondate di suicidi, nel peggiore dei casi, e la più rinomata è iPhone City o iPhonia, chiamatela come volete, che è dove vengono prodotti una buona parte poi degli iPhone che arrivano a noi. Quindi, per risollevare un po' il morale, ci sono delle persone che dicono ok, io non voglio sottostare a questa cosa, e quindi iniziano a dire basta. Come si può dire basta? Possiamo avere un approccio più interno e un approccio più esterno. Le persone che ci lavorano decidono, per esempio, di sindacalizzarsi. Ci sono dei gruppi internazionali come Game Workers Unite, Tech Workers Coalition, che hanno una branca anche in Italia, che cercano appunto di riunire chi lavora in modo che possano esercitare effettivamente i loro diritti, ma anche semplicemente una caporedattrice che ci mette la faccia sul canale ufficiale della sua testata, dove lei campa essenzialmente con i videogiochi, quindi ha sicuramente un interesse per i videogiochi, e anche lei ti dice io non ne posso più, essenzialmente, del mondo della grande industria. Poi gli indie sarebbe una cosa a parte, vabbè. Oppure il dissenso può essere esterno, quello che solitamente si dice votato il tuo portafogli, quindi non comprare, non supportare in generale certe realtà. Non so se avete presente, suppongo di no, dato che ci sono poche persone che giocano. Comunque, questa è un'immagine presa da quello che è successo durante un torneo di Hearthstone, che è un gioco di carte di Blizzard, dove 2020-2021, ora non ricordo l'anno, comunque il vincitore mondiale, finita la partita, finita la finale, gli fu chiesto se avesse qualcosa da aggiungere, e da questi due telecronisti lui esclamò l'inno di rivoluzione di Hong Kong. E perché? Perché il giocatore era hongkongino, è hongkongino, spero sia ancora vivo, ed era il periodo dove Hong Kong stava essenzialmente combattendo per avere la sua indipendenza dalla Cina, poi non è finita assolutamente bene, e solo l'esclamare questo inno a slogan ha portato alla rimozione del montepremi in toto. È stato espulso permanentemente da qualsivoglia torneo Blizzard, e i due telecronisti che avevano fatto semplicemente una domanda generica sono stati licenziati in tronco. Quindi internet si è infervorito, diciamo, e ha iniziato a cancellare le proprie utenze Blizzard in massa, tanto che a una certa il sito non funzionava più. Cioè io non potevo più andare a cancellarmi, non si sa se perché l'azienda avesse bloccato gli accessi o se perché il sito avesse ricevuto troppe richieste, fatto sta che non era più possibile farlo, ed era partita una campagna con l'hashtag boycott Blizzard, tanto che a una certa, dato che Blizzard guardava e guarda ancora molto al mercato cinese e voleva evitare problemi con la Cina, era successo tutto questo. La storia finisce con Blizzard che dice no, ma noi non volevamo fare questa cosa qui, solite menate, gli ridanno il montepremi, lo sospendono per soli 6 mesi, e anche i telecronisti vengono effettivamente poi reintegrati. Questa cosa va più o meno ancora avanti con gente che continua ancora a rinfacciare, tipo me, quello che è successo. Tuttavia siamo nel mondo digitale. Nel mondo digitale c'è una cosa che noi non possiamo fare nel mondo analogico, ovvero che se io volessi, non so, clonare 10.000 volte questa maglia, avrei bisogno di risorse, avrei bisogno di materie prime, cotone, colorante, non so, macchinari, tempo e soprattutto soldi. Nel digitale questo non funziona, perché io posso prendere un file, copia e incollarlo 10.000 volte, e l'unica risorsa che mi serve è l'elettricità per mantenere in piedi il mio dispositivo. Quindi, certo, possiamo protestare in vari modi, ma quello che possiamo fare anche, c'è una terza strada, che è quella di ricostruire, ovvero noi possiamo ricostruire, che è quello che faccio io, come poi cercherò di spiegarvi, dei videogiochi che non vadano a sottostare alle realtà che abbiamo visto. Ora, ce ne stanno anche altre lì fuori, non so se peggio, ma non vi voglio fare una cartellata da 30 minuti solo di questo. Ci sono anche realtà sane, non sono assolutamente la maggior parte, questo posso affermarlo.
E quindi arriviamo al discorso del software libero. Vi risolverò un attimo le idee, quindi come è partita tutta questa storia del software libero, cerchiamo di farla molto veloce. Allora, c'era una volta una stampante, siamo nel laboratorio di intelligenza artificiale del MIT, quindi siamo negli Stati Uniti, in teoria, perché questa è l'unica foto che ho trovato sul loro sito, e c'è questa stampante, la Xerox, penso del 1700, comunque, siamo negli anni 70, e cosa succede, 70-80, cosa succede che non c'era WhatsApp, non c'erano tutti questi mezzi di comunicazione istantanea e soprattutto non c'erano molte stampanti, quindi c'era una sola stampante che magari stava, non so, al quarto piano, io lavoravo al piano terra, volevo mandare qualcosa in stampa e non sapevo quando finire potenzialmente, quindi devo farmi magari ogni volta 4 rampe di scale per scoprire che il file non era ancora stato stampato perché c'erano altri 10 file in coda, non lo so. Quindi arriva questo signore, Richard Salmon, che parlava prima Michele, che dice va bene, allora io prendo il codice, lo modifico e realizza questo programmino che mette poi sui vari computer del MIT, che ti dice quando la coda di stampa è finita, in modo che non mi debba fare 4 rampe di scale. Tutto bello, bellissimo. Finché non arriva la nuova stampante che, beh, c'è un problema, la nuova stampante non ti dà il codice pubblico, quindi lui non ha più accesso, non può più reimplementare questa cosa che migliorava la vita un po' di tutto l'ufficio. E quindi Richard Stallman si... realizza il progetto GNU, battuta super simpatica, quindi nell'83 crea questo sistema operativo, ora non vi voglio tediare con queste cose, e nell'86 c'è la definizione ufficiale di software libero, che è quello sul quale poi verterà un po' tutto il discorso, ovvero il software libero come filosofia si basa su queste quattro libertà, perché inizia a contare da zero, perché pensiamo di essere simpatici nelle persone che programmiamo e quindi solitamente nei linguaggi di programmazione si inizia a contare da zero, ma voi non ve ne può fregare di meno, quindi nessun problema. E queste quattro libertà sono che chiunque deve essere in grado di poter usare un programma, chiunque deve essere in grado di analizzare un programma, quello che voleva fare appunto Salmon con la stampante, chiunque deve essere in grado di modificare un programma, quello che voleva fare creando il programmino con la propria stampa, e chiunque deve essere in grado di condividere le proprie modifiche del programma, quello che lui faceva poi mettendole sui vari computer. Probabilmente già conoscete quel termine, l'avete sentito chiamare open source, io sono abbastanza restio sul termine, a parte che è possum, è nato negli anni 90, è nato in un contesto inglese, perché in inglese se io dico free vuol dire che è gratis e libero, ma noi abbiamo una lingua romanza, come tipo lo spagnolo, quindi non c'è questa ambiguità e quindi poche balle, anche perché è un termine che è stato creato per venderlo alle aziende, qua io non vi devo vendere niente assolutamente, quindi preferisco usare il concetto di software libero, anche perché mi piace l'immagine di liberare il programma da tutto quello che abbiamo inserito essenzialmente, e poi appunto perché va a spostare il fuoco da un concetto tipo filosofico a uno veramente aziendale, per dire magari anche. Ora facciamo qualche esercizio insieme, no, non dovete aprire bocca, non vi preoccupate. Allora, un dubbio che potrebbe saltare fuori, ok, ma se tipo tutto il codice, tutte le grafiche, tutto l'audio, tutto quello che è, le traduzioni, stanno lì, l'azienda non si perderebbe se chiunque potesse copiare in due clic? Beh, chi conosce questa icona? Ok, quante persone hanno usato almeno una volta Snapchat nella loro vita? Perfetto, tenete su. Quante persone utilizzano ancora Snapchat? Come volessi dimostrare? 2? 3? 3. Ok. La storia di Snapchat è molto divertente perché all'epoca, quando ci fu il boom, essenzialmente, siamo intorno al 2013, Snapchat riusciva a tenere testa a Twitter. E cosa succede? Succede che Mark Zuckerberg, quindi l'AD di Facebook, gli si accende la lampadina, anzi un campanello d'allarme, fa ok, questa azienda potrebbe essere problematica, e prova ad acquistarla. Offre un sacco di soldi all'AD e rifiuta. Rifiuta uno, rifiuta due. Dopo un paio di anni, durante una riunione di Facebook, che mi ripeto quello che Mario nota, perché tanto questa cosa, perché allora si chiamava Facebook, Zuckerberg suggerisce al proprio personale di prendere ispirazione. Se la gente non vuole venire da noi, noi possiamo prendere ispirazione da quello che fanno. Dopo qualche mese arrivano le storie su Instagram, perché la peculiarità di Snapchat, ma comunque c'erano anche tutte le manifestate, è che c'erano i contenuti temporanei, quindi dopo un po' i miei contenuti non capivano nulla.
e magicamente per puro caso arriviamo alle storie su Instagram, dopo qualche mese arrivano su Facebook e dopo qualche mese arrivano su WhatsApp, e tra l'altro tutti i social di Amazon, quindi non mi direi di cosa non mi direi. Comunque, quindi se andiamo a vedere poi gli affari di Snapchat, quella è una abbastanza picca, nel senso l'azienda è ancora viva oggi, ma non se la passa sicuramente bene come 10 anni fa circa. E questa storia cosa ci insegna? Che le grosse aziende ottengono comunque quello che vogliono. Perché? Perché hanno abbastanza forza lavoro, hanno un sacco di soldi, e quindi se tu non accetti quelle buone, beh, ti arrangi e copi essenzialmente quello che fai. Ho anche tutta la mia bella squadra di avvocato che mi permettono di non testare le cose sbagliate, e quindi questo. Rimane il problema di, non so, le piccole realtà, tipo, beh, cioè, c'è un libro professionista, e non so se conoscete alcuni di queste cose, una in teoria dovreste conoscere, una cosa che mi spiegata. Comunque abbiamo Blender, una bella azione non solo 3D, abbiamo OBS che serve a registrare e gestire le dirette, diciamo, quando era, e Godot che è un motore di gioco, è un programma per fare video giochi essenzialmente. E dato che chiunque potrebbe prenderli, copiarli e farci quello che vuole, farci i soldi sopra, sapete quante copie, diciamo, quante derivazioni famose di questi programmi esistono e che hanno tipo schiacciato il programma originale? Lo dico io, zero. Zero, perché nella pratica questo non succede, per il semplice fatto che se ho già la ruota non ha senso che io la reinventi. Piuttosto quello che faccio è prendere la ruota e magari costruirci un carretto intorno, la macchina, la, non so, l'aereo e tutto quello che è. E quindi vado a creare delle aggiunte che si basano, che prendono come fondamenta quello che già c'è, per costruirci poi dell'altro. Cosa cambierebbe se Ubisoft facesse un proprio libro, nel nostro caso? Allora, questa cosa molto complicata è un brevetto sviluppato da Activision, se non erro, nel 2015, per il suo videogioco Call of Duty Modern Warfare. E cosa ci dice questo brevetto? Praticamente, mettiamo che io, Marco, non so, voglia la pistolina dorata che mi costa 5 euro in gioco, e il gioco più o meno sa che io ho un interesse verso la pistolina. Benissimo. Mi mette casualmente, per puro caso, in una partita con o contro una persona, non so, contro una persona che ha questa pistolina, in modo che inizi a salivare essenzialmente, perché, ah cavolo, proprio quello che volevo, guarda caso. E finisce la partita e poi loro analizzano se io ho effettivamente comprato post partita l'oggetto oppure se me ne sono infischiato. Se dovessi comprarlo, sempre casualmente, io finirei in una partita dove la prossima, dove quella pistolina sarebbe casualmente un oggetto molto, un oggetto utile per la vittoria. E quindi questo cosa provoca? Penso di essere più forte di quello che sono, quando invece è stato il gioco a inserirmi per, diciamo, premiarmi per aver fatto l'acquisto e quindi per aver dato dei soldi all'azienda, di aver comprato questa pistola dove io mi credo più forte, ma più forte non sono. Quando interrogarono, diciamo, Activision disse sì, è vero, noi abbiamo effettivamente sviluppato, il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo ha sviluppato questo brevetto, però non l'abbiamo mai implementato. Hanno ragione? Non hanno ragione? La risposta è non lo so. Non lo so perché io non posso andare a vedere il codice che gira e quindi non posso effettivamente sapere se questa portata passata in termine è stata effettivamente poi realizzata o meno. E è pieno di fuori di giochi che fanno cose simili, cioè un videogiocatore abbastanza incallito, ne ho viste tante. Altro esperimento. Ero in una classe media un giorno. E chiedo loro, tipo, ok, che videogiochi giocate di solito? Salta fuori il nome Brawl Stars e dico, va bene, secondo voi c'è qualche personaggio che tipo è rotto, che no, è sgravo, non so se sia dalle mie parti, ma vabbè. E mi dicono Lily. Io sapevo cos'è Brawl Stars, ma non l'avevo mai giocato, quindi in teoria quella è Lily. E iniziano tutte le loro teorie su, ok, no, guarda, allora io ridurrei l'abilità qui, no, perché il raggio è troppo, io non ci credo niente. Però le ho lasciate parlare perché erano proprio cariche. E dico, bene, pensa se tu queste modifiche che stai teorizzando potresti effettivamente prenderle e renderle realtà. Provare nel locale. Provi se, non so, l'abilità di cui mi stai parlando effettivamente sarebbe meno rotta rispetto a quello che è ora. E tipo, esploso il cervello. E questa cosa la potremmo fare con vari giochi, tipo, non so, League of Legends, Apex Legends, Smite e tanti altri, anche non per forza MOBA.
Questo perché? Perché intanto noi potremmo avvicinare le persone alla programmazione che potrebbero scoprire se effettivamente interessa qualcosa o meno, perché potrebbe benissimo non essere nelle vostre corde, e poi diventa un modo per sperimentare, anche un modo creativo, perché non so, oltre che modificare le abilità, posso modificare la grafica dell'omino, posso cambiare la texture, posso cambiare le animazioni e il locale poi vabbè. E questo secondo me sarebbe molto divertente. Poi, un'obiezione che si potrebbe fare è che in certi giochi ho un margine di personalizzazione, per esempio Minecraft, essenzialmente deve essere successo dopo i primi anni ai contenuti che sono stati realizzati dalla comunità. E cerco di spiegarla con l'immagine di un fiume che da gente arriva a Foce. Cosa succede? Che allora, nel tratto di pianura ci siamo tipo noi, tipo, ah che bello, sto godendo dell'acqua che mi arriva dalla sorgente, fighissimo. Nel tratto di fondovalle ci sono le persone che possono effettivamente personalizzare il gioco, quindi creare dei contenuti extra, che nel nostro caso rendono l'acqua più altissima, purissima, levissima, in modo che le persone poi, non mi hanno pagato per la pubblicità, in modo che le persone poi nel tratto di pianura dicono, ah cavolo, è ancora più depurata di quella che mi aspettavo prima, e quindi tutto il mondo è più contento essenzialmente. C'è un solo problema. Il problema è che a controllare la sorgente, nel caso di Minecraft, c'è Mojo, anche ormai anche quella è stata inglobata da anni da Minecraft, per quanti miliardi di anni, che controlla il flusso dell'acqua. Questo cosa vuol dire? Che se un giorno, cosa che tra l'altro è stata fatta, l'azienda decidesse di, non so, deviare il corso d'acqua o interromperlo completamente, tutte le persone che ci stanno sotto attaccano molto terra terra perché è l'azienda che detiene il potere. E c'è di più, perché quei taschetti che creano i contenuti, solo ora non ci sono dei dati, ma a occhio e croce l'1% forse, di persone che realizzano questi contenuti, che iniziano per passione, per spicciare un po', effettivamente poi riescono a farne una carriera e il 99% lo tacca di nuovo. Però nel frattempo stanno aiutando l'azienda a prosperare, quindi quello che succede molto terra terra è che stanno facendo lavoro a gratis per un'azienda che vale miliardi. E questa cosa mi ha fatto sicuramente il naso. Se invece fosse software libero, alla fonte, alla sorgente, non ci sarebbe davvero un'entità unica, o meglio, io potrei prendere il tratto del fiume, copiarmelo da un'altra parte e continuare per contenere. Non so se è chiaro, forse è un po' confusionario, poi c'è tempo per le domande in caso. Ok, cosa ne verrebbe quindi alle aziende se iniziassero a fare software libero? Io parlo di videogiochi, ma ovviamente possiamo parlare anche di altro. E vi prendo come esempio una di quelle tre icone che abbiamo visto prima, che è Godot. Godot è un motore di gioco, quindi un programma per fare giochi, e quando io voglio modificare del software libero, praticamente ci sono dei siti appositi dove io posso aprire delle richieste di modifica. Quando, ovvero, ok, io vorrei modificare il tuo programma in questo modo, tieni, queste sono le modifiche, tutto il codice, la grafica, secondo me, sta qui, me l'accetti? Sì, no, parliamone. Quando ho realizzato questa presentazione c'erano 2.400 richieste di modifica. E la domanda è, ok, di queste 2.400, chi è che le realizza? Chi è che sta lì dietro? Beh, sicuramente una parte, una buona parte, vengono fatte dall'azienda stessa, che per trasparenza decide di pubblicare tutte le modifiche lì, al posto di metterle direttamente nel programma in modo che se ne possa discutere. Questa roba più per il programma, quindi ok. In verità. Poi ci sono dei servizi terzi che appunto costruiscono il carro attorno alla ruota, possono essere delle aziende che producono videogiochi, con Godot, possono essere aziende di consulenza, possono essere aziende o privati che realizzano, non so, delle guide a pagamento, dei corsi, tutoraggio, quello che è, e su Godot, e quelle icone che vedete lì non sono inventate, quelle sono effettivamente delle aziende che vivono tramite Godot. E poi le persone comuni, tra virgolette, ovvero tutte le persone che non rientrano in quei due insiemi, che, boh, non so, magari posso essere uno studente di informatica al, boh, secondo anno delle superiori, inizio a pasticciare con questo programmino, mi rendo conto che il colore di questo pulsante, dell'artistico, ha poco senso, non è molto intuitivo, io propongo la modifica, ok, cambiano questo colore, e loro intanto ne beneficiano, se poi decidono che effettivamente la modifica ha senso. Quindi la morale è che le aziende otterrebbero anche dei contributi esterni. C'è un se. Finché non minerebbero la fiducia delle persone.
In che senso? Allora, pensiamo alla fiducia come se fosse tipo un godometro, chiamiamolo il fiduciometro, dove da una parte abbiamo tipo sei la feccia dell'umanità e dall'altra parte abbiamo ti adoro sposami. Sotto abbiamo tutte le entità coinvolte in questo fiduciometro e cosa succede? Ovviamente questo è un esempio, godo, sta andando bene. Il fiduciometro al massimo, bene, tutte queste entità continuano a collaborare effettivamente a quello che stai facendo. Succede qualcosa però che abbassa il livello di fiducia e alcune persone iniziano a sfilarsi dallo sviluppo. L'azienda non capisce, continua a darsi un po' la zappa sui piedi, si allontanano ulteriori persone, diminuisce ancora il livello di fiducia, praticamente non ci sono più diciamo individui effettanti che contribuiscono e iniziano a sfilarsi le prime aziende, perché magari si occupano anche di altro e dicono ok, noi ne abbiamo viste tante in verità nel mondo del lavoro, però no, grazie. Si abbassa ulteriormente la fiducia, se ne vanno altre aziende, finché si arriva a un punto dove rimane solo Godot. E qua potresti obiettare dicendo che okay, però nel frattempo hanno comunque beneficiato del lavoro di tutte queste persone. Sì, con un piccolo problema che essendo software libero, come la sorgente di prima, io la posso copiare, incollare da qualche altra parte e continuare per conto mio, perché un giorno farò inventare Godot, che è una versione modificata di Godot, fatta magari da quelle stesse persone che se ne sono andate nel corso degli anni, e un po' come una selezione naturale, Godot alla fine rimane per conto suo, il fiduciometro praticamente zero, essenzialmente, mentre tutto il lavoro che è stato fatto non va comunque perso, perché continua grazie a diciamo questo ramo alternativo che continua lo sviluppo, mentre quello di Godot è come la marcia che appunto marcia, quindi ciao. Quindi per rispondere alla domanda, le aziende otterrebbero anche dei contributi esterni finché non avrebbero la fiducia delle persone. Finché io mi sento rispettato, allora contribuirò anche per conto mio. Girando con la domanda, cosa ne verrebbe alle persone? Se le aziende potessero software libero, io di nuovo sempre nell'ambito videoludico, ma poco cambia in verità, otterrebbero un potere decisionale maggiore, ovvero un'emancipazione dalle logiche predatorie che dominano il mercato. Quindi, soldoni non devono più sottostare a tutto quel carosello che abbiamo visto prima, con gente che addirittura perde la vita solo perché noi possiamo giocare al nostro gioco dei fuori. Non lo so. E quindi invito a vedere in questo caso il software libero come se fosse un contratto tra le parti, che è basato sulla fiducia. Finché io mi fido di te, ti aiuto, quando iniziano a fidare più di te, iniziano i problemi. E perché le grosse aziende dovrebbero assumersi tale rischio, per esempio? Non ci importa, perché con o senza le aziende il software libero stanno davanti. L'esempio concreto ce l'avete davanti con Michele, io che non sono un'azienda, sono un libero professionista, vengo pagato per realizzare dei videogiochi e quindi non ce ne frega. Perché le ho convinte, ma quando ci sono aziende, quindi tanto non le ho convinte. Oppure per pulirsi l'immagine, cosa che succede per esempio anche non so, per i diritti delle persone della comunità LGBT+, con quello che possiamo chiamare libertà di facciata, dove quindi ti dico ah sì, noi supportiamo il software libero solo perché so che magari mi arriveranno più persone che più contribuiscono, ma appena possibile ti do una coltellata nella schiena, perché in verità l'interesse è sempre per quello di soldi. Un esempio è Discord, che è una chat essenzialmente, quindi in vari server che non sono server, che millanta sul suo sito ufficiale Discord cuore open source, tra l'altro il termine aziendale. L'ironia della sorte è che Discord beneficia di tutti questi progetti software libero, videogiochi e non, che fondano la loro comunità su Discord, ma Discord non è software libero. Discord è software proprietario e tra l'altro se andate a vedere nei termini di funzione di utilizzo, dato che supporta anche le chat private, si scrive chiaramente che non sono fotografate e l'azienda se volesse potrebbe leggere completamente i vostri dispositivi. Quindi, ok, finiamo perché sì, con degli esempi concreti, se volete effettivamente poi provare qualche titolo. Questi sono tutti giochi non fatti da aziende, in questo caso, ma che comunque intrattengono, se vi piace il genere. Questo è il gioco più famoso in assoluto, libero, che ha fatto poco, essenzialmente, ed è Friday Night Funkin'. È stato
dice moddato, quindi è stato modificato in 100.000 modi diversi. Cioè, è un gioco ritmico, come potete vedere dalle freccette, tipo, non so, Stepmania e quelle cose che si fanno anche con le piattaforme. E è stato modificato in tutte le salse perché possono farlo, essenzialmente. E il gioco è diventato così virale che io un giorno ho preso, tipo, da YouTube, ho fatto una cattura, video cattura, con video da 1.300.000 di visualizzazioni, 434.000, 1.700.000, cioè non parliamo di una cosa piccolina. E questo è il gioco in assoluto libero più famoso al momento. No, finisco poi. No, allora, libero, vai. Ok. Sì, ci sono giochi ancora più tosti in verità, ma non abbiamo probabilmente il tempo. Si chiama Eterna, che l'ho ancora piuttosto. Oppure per, non so, chiama il paratutto vecchio stile, tipo Quake, Sonotic è un Quake ammodernato con grafica, cioè, oddio, grafica più o meno, però comunque è una versione moderna di Quake, quindi uno sparatutto essenzialmente. Oppure per chiama più giochi di ruolo online, cioè Velorian, che ha questi cubetti che sono molto più piccoli rispetto a quelli di Minecraft, per intenderci. Ed è sviluppato sempre da persone volontarie, non so se poi abbiamo intenzione di crearci sopra un'azienda o meno, non ci ho parlato così tanto, ho contribuito giusto qualcosa. Oppure quello che vedremo poi dopo, che è il Wanted, quello di cui mi occupo io, sul volantino proveniente dalle collette Minecraft, poi ve lo spiego. Quindi mondi a cubetti come può essere appunto Minecraft, che però non è software libero. E ricapitolando, poi andate a mangiare, a fare bisognini, quello che è. Allora, buona parte del mercato AAA sta sprecciando verso il burrone a livello di qualità, perlomeno, poi e di diritti, poi i soldi ne fanno a fiocchi. Il concetto di software libero in questo caso ci può aiutare perché, allora, ok, chiunque può usare questi giochi, però chiunque li può analizzare. Quindi il gioco fa effettivamente quello che dice, come per il discorso del brevetto, oppure la modifica. Se modificassi questo personaggio sarebbe più divertente, forse sì, forse no, assolutamente no, perché se non avete esperienza ovviamente dovete prima un attimo mettere le mani in pasta, però sono sempre esperienze da fare, a mio avviso, se vi interessa l'ambito di ludico. Oppure se l'azienda infrange la mia fiducia posso potenzialmente andare avanti comunque, con il discorso che abbiamo visto sul fiduciometro, e mi serve una massa critica, ovvero mi servono abbastanza persone per farlo, io da solo, se clonarsi, derivarsi, godo, che non vedo da nessuna parte, ma con una massa critica questo è fattibile. E quindi il software libero come contratto tra le parti basato sulla fiducia. Concludo con l'ultima diapositiva, che se vi dovesse interessare abbiamo questa comunità che abbiamo creato, che è una di liberi, italiana ovviamente, con la pizza, che si trova sia su Matrix, che è tipo l'alternativa software libero a Discord, che su Telegram, che è quello che è male conoscato, quindi in questo caso vi basta semplicemente per funzionare il codice QR. Queste due realtà hanno un ponte che permette a loro di comunicare tra loro, e ve lo lascio qua durante il palco, quindi se in caso volete, no, se no niente. E io ho finito, non so se ci sono domande, abbiamo tipo 5 minuti scarsi, se no poi vi lascio andare anche le vostre cose. Magari vi faccio fare la pausa 5 minuti prima, così non ci sentite le mie cose. Non lo so, me lo deve dire lei.